Questa operazione testimonia il grande sforzo che l'arma dei carabinieri sta compiendo non solo sul fronte preventivo, ma anche repressivo per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. In stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Velletri, siamo riusciti a ipotizzare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, contestando agli indagati l'articolo 416 del Codice Penale. Agli indagati, anche se potrebbero essere molti di più per un'acclarata reticenza o vergogna delle vittime a denunciare, sono stati contestati ben 34 episodi di truffa in danno agli anziani commessi in soli 2 mesi in varie città della provincia di Roma e della provincia di Viterbo. Le vittime spesso non raccontano i fatti per vergogna, spesso siamo noi a chiamarle per convincerle a sporgere denuncia. Ascoltare una persona anziana derubata degli ori di famiglia tocca profondamente, senza contare che il valore affettivo degli oggetti in oro che gli vengono portati via è inestimabile. L'associazione aveva la sede logistica a Napoli, una struttura ben organizzata, che si serviva di esperti telefonisti e di emissari, ovvero di trasfertisti che raggiungevano le abitazioni delle vittime designate, individuate tramite numeri telefonici delle utenze fisse, presi da internet o dalle pagine bianche. La tecnica più comune è ormai nota, si tratta del raggiro della cauzione che ribadiamo che in Italia non esiste. La necessità di reperire contanti per liberare un parente da una questione giudiziaria, il pagamento di spese per il ritiro di un pacco. Fingendosi assicuratore, avvocato o tante volte anche carabiniere, il telefonista diceva che un familiare aveva provocato un incidente stradale, che l'assicurazione era scaduta e che per sistemare, per così dire, le cose era necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito un complice passava a prelevarli a casa delle vittime che solo ore dopo, parlando con il figlio o con un nipote in questione, scoprivano il raggiro. La banda aveva messo in piedi veri e propri call center. I truffatori, che utilizzavano schede telefoniche intestate a prestanome, noleggiavano o prenotavano i mezzi per raggiungere la città obiettivo. Quando le vittime non riuscivano a reperire i contanti, i malviventi si accontentavano, per così dire, anche di ori e preziosi che riprendevano in video con il telefonino, lo smartphone, perché i capi dell'organizzazione non venissero a loro volta ingannati dall'emissario.